Volevo parlarvi di un'alluvione scampata a Trino, anche per una buona dose di fortuna, che in questi casi poi aiuta sempre. Ma certo che non possiamo sempre affidarci alla sola fortuna e al crescente impegno di mezzi, di uomini, di tecnologia messi in campo dalla protezione civile, e il cui coordinamento è sempre più efficiente e in questi casi, ovviamente, è di grande aiuto. Ma certamente non può sostituirsi all'azione e alla funzione di quelle opere di messa in sicurezza che da anni non vengono costruite. Sono quelle opere che rendono il territorio più sicuro e meno vulnerabile e quindi meno esposto ai disastri provocati dalle esondazioni. Sono quelle opere che con la loro funzione ci proteggono maggiormente dalla furia sempre più crescente delle acque e degli eventi meteorici. E in un territorio insicuro come il nostro, purtroppo, non c'è protezione civile che tenga. Se non si costruiscono quelle tre opere che da anni giacciono sotto montagne di carte e per le quali si sono spesi milioni di euro senza posare neppure un mattone, o prima o poi l'acqua tornerà in mezzo a Trino. Se non si costruiscono gli argini, i canali, se non si interviene sui ponti, non si interviene all'interno delle golene con una corretta opera di manutenzione e di rimozione delle ghiaie, se non si mantengono e si ripuliscono periodicamente rogge e canali, anche l'azione della protezione civile si vanifica, nel senso che le acque ritorneranno e i tempi medi di ritorno ne sono una drammatica conferma. Sulla messa in sicurezza del nostro territorio sono state fatte molte diagnosi, molti consulti e molte teorie, forse anche troppe, sul cosa fare per renderlo più sicuro dal punto di vista del rischio idrogeologico, cui purtroppo è ancora fortemente esposto. Ma se non si va oltre la diagnosi, oltre le parole, oltre le teorie, nel senso che non si interviene materialmente e concretamente per costruire quanto serve per garantire una maggiore sicurezza, tutto
è perfettamente inutile. E più prima che poi saremo costretti a subire quello che non vorremmo neppure pensare, un nuovo disastroso evento alluvionale. E da qualche anno è proprio così. Moltissime diagnosi, moltissime parole, moltissime promesse, ma concretamente non è stato posato neppure un mattone, né è stato scavato un metro di alveo. Solo tante carte e tante teorie, oltretutto molto costose, ma poi in nulla. E dal 21 al 25 novembre 2016 è stata una settimana dalle forti piogge in tutto il Piemonte e non solo. A Trino sono stati giorni di grande apprensione, ma anche di grandi paure, almeno per me lo è stato. E specialmente giovedì 24 e venerdì 25 novembre, giorni nei quali la piena del Po, ma anche di tutti gli altri fiumi e del reticolo idrografico minore, ha fatto veramente temere il peggio. Un evento che ha superato quello del 1994. Catastrofi e alluvioni che a Trino si erano già verificate nel novembre del 1994 e poi ancora più tragicamente nell'ottobre del 2000. E se non si sono ripetuti i disastri del passato, è perché dopo l'alluvione del 2000, sul fiume Po, da Crescentino a Casale Monferrato, è stato costruito un sistema di argini ben strutturati, che prima non esisteva, se non qualche inefficace mucchio di terra. E infatti, la principale conseguenza di quelle alluvioni era dovuta all'assoluta mancanza di difese. Il nuovo sistema di difesa invece è stato costruito, completato e collaudato nel 2004. Ma in contemporanea era stata potenziata notevolmente la centrale di sollevamento delle acque del Roggione di Palazzolo, quella struttura che ci consente di scaricare meccanicamente le acque delle rogge in piena nel fiume Po, quando la sua portata supera i 4.500 metri cubi secondo. Un sistema però che ha evidenziato molti punti di debolezza, nonostante il suo potenziamento, o meglio quasi il suo raddoppio. Poi nel 2006 è stata completamente rimossa la briglia sul Po, in corrispondenza della centrale Enrico Fermi, uno sbarramento che comunque contribuiva a creare problemi di deflusso durante le piene del fiume. La sua rimozione è stata un'opera colossale, realizzata grazie alla consapevolezza dell'allora ministero, che aveva direttamente finanziato l'opera con milioni di euro. Un'opera colossale come la costruzione degli argini sul fiume. E sono queste opere imponenti che ci hanno oggi, la settimana scorsa, salvato da nuove esondazioni. Se queste opere non fossero state realizzate, Trino e non solo avrebbe subito una nuova alluvione, forse maggiore di quella del 1994.
ma purtroppo queste opere non sono ancora sufficienti per garantire una sicurezza sostenibile. Abbiamo ancora rischiato fortemente delle esondazioni causate dalla piena delle rocce, la Stura in particolare. L'azione delle pompe di sollevamento, anche se potenziata, è ancora insufficiente. La soluzione per mitigare e per ridurre questi rischi c'è da quasi 10 anni. Sono soluzioni da anni approvate a tutti i livelli istituzionali. È necessario costruire 2 nuovi canali scolmatori, uno a Trino e l'altro a Fontanetto Po. La loro funzione complementare è di intercettare le piene delle rocce e recapitare le acque direttamente nel fiume Po. Quello di Fontanetto farebbe sì che a Trino arrivi meno acqua e quello di Trino, con il complemento delle idrovore, risolverebbe il problema delle piene eccedenti. Purtroppo, quando la piena del Po supera i 4.300 metri cubi secondo, una portata che non crea problemi dal punto di vista della sicurezza, per una questione morfologica e di altimetrie, il roggione di Palazzolo non riesce a scaricare le acque delle rocce nel fiume, per un'azione di rigurgito delle stesse acque del Po all'interno dell'alveo del roggione. Nel senso che la piena, oltre un certo livello, entra nell'alveo stesso del roggione. In questi casi bisogna chiudere le gigantesche paratoie e avviare tutte le pompe per far sì che la piena non entri nel roggione e che l'acqua proveniente in continuazione dalla rete idrografica minore venga scaricata al di là dell'argine maestro. Oggi questa è la sola possibilità e buona parte della nostra sicurezza è proprio affidata all'azione di quelle pompe, sperando sempre che non succedano guasti o interruzioni improvvise, anche di energia elettrica, nel momento del bisogno. Costruzione degli scolmatori, tutto cambierebbe decisamente in meglio e le pompe diventerebbero un complemento degli stessi scolmatori, i quali intercettano le piene eccedenti di roggi e canali e per gravità, senza l'uso meccanico, convogliano quelle acque direttamente nel fiume Po, nei pressi di Palazzolo, lo scolmatore di Fontanetto Po, lungo circa 6 km, e nella Lanca di Pobieto, quello di Trino, lungo poco più di 4 km. Poi è previsto l'allungamento del ponte sul Po di Trino, con l'aggiunta di 7 nuove arcate alle 9 già esistenti, 2 in sponda destra verso la collina e 5 verso Trino. Con questo intervento si amplia notevolmente la luce di deflusso delle piene in transito. Si ottiene un aumento del franco arginale di circa 80 cm e quindi un notevole innalzamento del livello di sicurezza, ma anche si ridurrebbe notevolmente il vincolo che impedisce in certe condizioni al roggione di Palazzolo di defluire regolarmente nel fiume senza l'uso delle pompe, le quali saranno impiegate solamente in casi di piena straordinaria. Quindi si tratta di opere approvate a tutti i livelli, ma che da anni sono solo sulla carta. I finanziamenti ci sono, ma purtroppo non sono utilizzabili, perché i progetti delle opere non sono cantierabili nonostante gli anni passati. E qui è compito e dovere dei sindaci di Fontanetto e di Trino
di sveltire il completamento progettuale dei due scolmatori e dei quali non esiste nessun cronoprogramma né programmazione dei lavori e del loro completamento. Ma è anche compito e responsabilità dei sindaci di reperire i finanziamenti per costruire le opere, finanziamenti che già furono stanziati dalla Regione Piemonte, ma poi con il passare del tempo non si sa bene che fine hanno fatto. Personalmente sono straconvinto che quei finanziamenti sono ancora disponibili in regione, ma è necessario recuperarli. Come pure è compito e dovere del sindaco di Trino e della provincia di Vercelli di sveltire la progettazione in corso per l'allungamento del ponte sul Po di Trino e recuperare i finanziamenti che la regione aveva già stanziato. Si trattava di fondi europei finalizzati alle opere di messa in sicurezza. In attesa che tutto ciò avvenga, almeno lo speriamo, non ci resta che sperare e raccomandarci a qualche santo. E chissà per quanto tempo ancora saremo chiamati a vivere momenti tragici e in preda alla paura. Ma questi santi protettori devono aiutarci con un altro miracolo. Quello di far sì che, visto l'andazzo e l'indifferenza su questi temi ampiamente dimostrata sia dai nostri amministratori che dalla schiera dei numerosi funzionari e burocrati, facciano il miracolo di farli ricredere e di impegnarsi veramente e fattivamente in difesa del territorio e per la sua messa in sicurezza. Per fortuna che nel recente passato molte di queste opere sono già state realizzate, altrimenti, anziché tirare un sollievo per il pericolo scampato anche con molta fortuna, saremmo lì a spalare nuovamente acqua e fango, ma con danni tutti a carico dell'alluvionato. E vorrei ringraziare tutti coloro che avevano a suo tempo creduto in quella prima fase di progetto di messa in sicurezza per un territorio che ne aveva veramente la necessità e avevano finanziato la costruzione di quelle opere. L'allora Regione Piemonte, gli allora ministri delle opere pubbliche, dell'ambiente, dello sviluppo economico e delle finanze. Oggi purtroppo sul proseguimento di quel progetto di messa in sicurezza del territorio, praticamente la fase 2, quella del completamento, si registra invece un nulla di fatto. Tutto si è completamente fermato nel 2008. Posso solo riconoscere alle istituzioni interessate e alla politica di aver dato un grandissimo esempio del loro disinteresse e della loro irresponsabilità.